Bella a tutti ragazzi, qui è Crash che vi parla e benvenuti in un nuovo video. Oggi siamo qui per parlare di Grand Theft Auto 6, ma in realtà parliamo per quanto riguarda la versione PC. Queste informazioni sono prese dalla fonte multiplayer.it, che narra che GTA 6 su PC verrà annunciato al momento giusto, sembra indicare il CEO di Take-Two, Strauss Zelnick. Incalzato sull'argomento della mancanza di annunci di GTA 6 per PC, il CEO di Take-Two sembra indicare che le novità in questo senso arriveranno al momento debito. L'articolo continua: GTA 6 è stato presentato con un primo trailer che ha fatto ovviamente gran scalpore, ma finora sembra in arrivo solo su PS5 ed Xbox Series X ed S, cosa che ha fatto scaturire varie polemiche da parte degli utenti PC, come immaginavamo, come ormai ci portiamo dietro GTA 5 da 10-11 anni, è normale che l'utenza si ribelli. L'articolo continua dopo le polemiche da parte degli utenti perché la versione di Windows non è ancora stata menzionata da Rockstar Games, ma la questione potrebbe cambiare. Tuttavia, la questione è stata ripresa dal CEO di Take-Two, Strauss Zelnick, durante una recente intervista al TD Cowen, della quale sembra emergere una sorta di conferma che la versione per PC esista. Chiaramente, la sviluppano con il computer, Cristo santo, non è che ci vuole un genio per capirlo. Comunque, un annuncio potrebbe avvenire in un secondo momento o al momento giusto, così dice. Per così dire. In effetti possiamo ricordare le vecchie strategie che hanno fatto per quanto riguarda GTA 5, che è stato rinviato più e più volte sia per le console vecchie che per le console nuove, e non parliamo del PC. Considerando che la Rockstar Games ha sempre dato priorità alle versioni console dei suoi giochi, facendo poi uscire PC soltanto dopo periodi di tempo anche piuttosto lunghi. Beh, la mancanza di un annuncio non è qualcosa che è fissato nella pietra. Perché l'unica cosa che succede in seguito alla mancanza di un annuncio è un annuncio, ha detto Zelnick. Ed è una risposta sibillina alla domanda della mancanza di informazioni sulla versione PC. Sembra chiaramente indicare ulteriori novità in arrivo. Quindi, signori, dopo l'estate aspettatevi forse un annuncio per la versione PC. Rockstar ha un certo approccio alle piattaforme che abbiamo già visto in precedenza, ha poi dichiarato ulteriormente il CEO di Take-Two, con un riferimento che pare ancora più diretto alla possibilità di un annuncio successivo alla versione PC, e faranno ulteriori annunci a tempo debito. Credo fermamente che la giusta strategia per il nostro business sia di essere dove stanno gli utenti, e storicamente questa compagnia ha raggiunto i consumatori ovunque questi si trovassero su qualsiasi piattaforma che abbia senso nel corso del tempo. In poche parole, Zelnick non ha fatto rivelazioni precise, ma sembra piuttosto chiaro che l'intenzione di Rockstar Games sia di seguire il loro classico modus operandi, con GTA 6 che è stato annunciato inizialmente per le console. Probabilmente arriverà prima su console, ma comunque sicuramente in futuro uscirà per forza per PC. E voi cosa ne pensate al riguardo? Secondo voi, quando annunceranno GTA 6? Faranno un annuncio a sorpresa oppure lo preannunceranno prima? Se andiamo a vedere insieme adesso i vecchi trailer di GTA 5, vedremo che più volte è stato rimandato. Se andiamo su YouTube e cerchiamo il primo trailer di GTA 5, vediamo che è stato postato a sorpresa il 2 novembre 2011. È stato il trailer di lancio di GTA 5, come lo è stato poco tempo fa quello di GTA 6, dove non hanno inserito nessuna data. Ma se andiamo a vedere il secondo trailer uscito quasi un anno dopo, e tra l'altro al momento alla realizzazione di questo video su YouTube non si trova più, ma sto prendendo come fonte GTA Series Video, uscito il 14 novembre 2012. Abbiamo la prima presunta data di uscita, ovvero primavera 2013. Hanno fatto uscire poi tre singoli trailer dei personaggi e ne hanno fatto uscire uno unico il 30 aprile 2013. Ed ecco il primo di uno dei tanti rinvii al 17 settembre 2013. Alla fine del video, finalmente abbiamo la data d'uscita per le console Xbox 360 e PS3, il 17 settembre 2013. Poco dopo, il 9 luglio 2013, annunciano Grand Theft Auto 5 e Grand Theft Auto Online Official Video. And then there's Grand Theft Auto Online, which we will show you properly soon. Yeah.
tornano a dire che il gioco uscirà il 17 settembre 2013. 9 mesi dopo, a partire il lancio di GTA V per le console di vecchia generazione, finalmente spunta su YouTube il 10 giugno 2014 l'annuncio per Xbox One, PS4 e PC. Con la data di annuncio per fine 2014. Qualche mese dopo spunta il video della prima persona su GTA V per le nuove console e per PC, ma con una triste nota dolente. Il gioco viene rimandato il 18 novembre 2014. 5 novembre 2014 la Rockstar Games fa un video che compara PS3 e PS4. Eh sì, all'epoca i più furbi hanno notato che non c'era l'icona per PC nel trailer. È il 10 marzo 2014 e i possessori di console possono mettere finalmente mano sul DLC Haste di GTA V Online. Il 3 aprile 2015, con lo spot televisivo, alla fine del video finalmente riusciamo a vedere. Questions, comments, concerns? Il DLC Haste sarà disponibile anche per PC a partire dal 14 aprile, ovvero la data di rilascio finalmente di Grand Theft Auto V per PC. Ed eccoci qui, 4 giugno 2024, a raccontare la storia di quanto sono stati noiosi con l'uscita di GTA V per PC. Quindi, secondo voi verrà mai annunciato prima di quest'anno? E secondo voi quando uscirà? Scrivetemelo qui sotto nei commenti. Intanto io vi invito a lasciare un mi piace, ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. Vi ricordo che ogni giorno alle 13:30 escono shorts su YouTube e su TikTok. E io vi saluto e ci becchiamo al prossimo video. Bella ragazzi!